Resta ferma, Emily, pronta? Certo! Questo è il luogo ideale per farlo. Ci sta benissimo, è stata una grande idea. E adesso? Ci ho già pensato, pensavo di fare bigliettini. Bello! Guarda qui, semplice e diretto! A te la parola! Ho una grande idea! Serve un bel cuore qui! Penso che dovrebbe essere rosso! Ho la mia colla, ne metto un po' sulla carta e poi posso attaccarci il cuore! Mi assicurerò che sia ben fissato! Direi che la produzione può cominciare! Dammi un secondo! Com'è? Carino, vero? Quelli sono gli altri? Esatto! Beh, meglio che mi metta al lavoro, non dovrebbe volerci molto. Colla, cuore, è divertente! Sì che c'è! Ce ne sono tantissimi altri! Stai scherzando? Dividiamoceli, così facciamo prima! Tieni! Caspita, grazie! Dobbiamo essere veloci, eh? Il romanticismo non aspetta! Facciamolo! Un po' di colla e un cuore! Sta diventando una noia, sono troppi! Che lavoraccio! Tieni duro, Emily! Come va? Insomma... Anch'io! Comincio a pensare che sia stata una pessima idea, però dobbiamo finirli! Oh, dobbiamo proprio! Aspetta, so cosa fare! Avrò bisogno di questo contenitore per alimenti! Ci metto dentro una spugna e applico della colla! Andrò da capo a capo! Poi posso rimettere il coperchio e adesso agitiamo. Dovrebbe bastare. Oh, che fai? Premo un cuore sulla spugna e lo attacco al bigliettino. Guarda! Sei un genio! Voglio provare anch'io! Wow, molto meglio! Così faremo in un attimo. Hai salvato la situazione, Emily. Abbiamo quasi fatto. Questo era l'ultimo. Ce l'abbiamo fatta! E sono tutti bellissimi! Batti il 5! Adoro le storie a lieto fine! Gela dell'acqua in un contenitore, rimuovi il ghiaccio dal contenitore, adesso prendi colori e pennelli, scatena la tua vena artistica, dipingi direttamente sul ghiaccio, puoi usare i colori che vuoi, mentre il ghiaccio si scioglie i colori si spostano, poi cominciano a mescolarsi, continua così e aggiungi altri strati di pittura, vedrai è davvero rilassante, l'effetto finale sarà stupendo. Visto? Abbiamo colorato il ghiaccio! Ok, comincia la lezione. Ah, non mi funziona la penna. Oh no, è finito l'inchiostro, ti pareva. Pazienza. Ehi, Sofia! Tutto a posto, Luna? La penna non scrive, me ne presti una? Certo, come no, sicuramente ne ho una. Qui, da qualche parte. Quello non è una penna. Aspetta. Ah, di nuovo? Possibile? Che caos nel mio zaino. Dovrei essere più ordinata. Ehi, ho avuto un'idea! So come tenere tutte le mie cose in ordine. Devo solo sistemare un elastico qui sopra il mio quaderno. E poi altri due o tre. Adesso ci infilo dentro le mie cose. E c'è spazio anche dentro! Tutto è al suo posto e a portata di mano. Carino, vero? Ed ecco una penna per te. Ah? Cosa? Oh già, grazie! Fantastico! Stavo facendo un bel sogno. Che noia questo test! A me piace! Sei una secchiona! Magari posso divertirmi un po'? Ehi, smetti di fare la bambina!
Mi piace questa domanda. Ah, devo uscire di qui. Oh, un attimo. Ehi! E ora che c'è? Guarda qui. Strofino questa penna sulla manica e la faccio ruotare. Ammettilo, ti ho impressionata. Wow, sembra stregoneria. Fammi provare. Non credo proprio, sai? I maghi non rivelano mai i loro segreti. Devo sfregare più forte, forse. Ah, sì? No, niente, ci rinuncio. Ah, ci sono! Devo usare il cervello. Ah, mi ero dimenticata della gravità. E la rotazione della Terra ci dice che... Ho capito tutto, adesso ci riprovo. Sì. Non è magia. Sbruffona. Ops. Ragazze, silenzio. Scusi. Beccata. Ups. Sofia, dico anche a te. Sto facendo il test, vedi? Ultimo avvertimento. Ehi, ma la penna? La giornata si mette male. Finalmente a casa. Che giornata. Il tempo è orribile. Devo mettere via l'ombrello. Oh no! Che è successo alle luci? Per fortuna ho la mia torcia. Così scoprirò qual è il problema. Ah, ecco. Non va bene. Devo impedire che accada di nuovo. Ma che posso fare? Forse posso usare quella bottiglia. Mettiamoci al lavoro. Per questo trucchetto serve una bottiglia vuota. Ok, cominciamo. Ritaglia la testa e il fondo della bottiglia. Fai lo stesso con un'altra bottiglia. Poi mettile una nell'altra. Metti una bottiglia più piccola dentro le prime due. Perfetto per i giorni di pioggia. Oh, ciao Sofia. Ciao, visto che tempaccio, come piove. No! Attenta! Ah? Ma che ho fatto? Ecco, usa questo. Metti l'ombrello qui dentro. Così l'acqua non gocciolerà sul pavimento, ma cadrà qui sul fondo della bottiglia. Ecco fatto. Wow, geniale! Attenta! Oh, scusa. Ah, riaccendiamo la torcia. Wow, questa lezione è così affascinante. Vedete, ragazzi, è tutto così semplice. Lo è davvero. È Wendy? Che c'è, secchiona? Non ci credo che dobbiamo stare vicine. Pazienza. Aprite il libro a pagina 14. Oh, odio questa lezione. Credo sia ora di uno spuntino. Adoro il cioccolato. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Che stai facendo? Lo sai che non si mangia in classe? Ho fame. Eh sì, è così buono. Non credo ai miei occhi. Che succede? Sta mangiando cioc... Un attimo. Eppure l'ho visto. La tenga d'occhio è scaltra. Non sei divertente, Wendy? Stranissimo. Forse me lo sono sognato. Ora è la mia occasione. Tenevo da parte queste patatine. Oh, andiamo! Mi prendi in giro! Hanno un bell'aspetto. Sono così saporite. È assurdo! Mi dica che la vede anche lei. Che c'è adesso? Lei sta... Cioè, stava... Cosa? È ridicolo! Sono delusa, Wendy. Niente più interruzioni. Concordo. Continui pure, io mi faccio un panino. Hai appena detto... Cosa? Ma come riesce a farlo? Non capisco. Vabbè, cioè, se lo fa Mindy, anch'io dovrei mangiare qualcosa. E qui dentro dovrei avere dei dolcetti. Trovato. Ah. Cosa credi di fare? Qui il cibo è vietato. È solo un dolcetto, Mindy sta... Allora so quel che dico, smettila di interrompere la mia lezione. Non è giusto. Non so come tu riesca a farlo. Cerco di studiare. Me ne vado. Non può essere. Amo i frullati freschi. Cosa? Questo è uno scherzo. Non è giusto. Respira. Non finisce qui. Aspetterò. Ah, era così rinfrescante. Dopo cosa c'è? La lezione è finita. Rimetto tutto nello zaino. Ora di andare. Chissà cosa c'è per pranzo.
Ha una fame? Eccola! Comincia lo spettacolo! Ho proprio bisogno di questi! Non così veloce! Che succedeva là dentro? Come puoi andartene così? Era così tanto cibo! Basta! Ok, non me l'aspettavo. Cosa? Che c'è? Perché mi guardi in questo modo? Prendi questi e mettiti i miei occhiali. Che succede adesso? Dovrebbe andar bene. Io mi riprendo questi. Ah, ne avevo bisogno. Non ti muovere. Ok, vieni con me. Siediti. Sicura che andrà bene? Fidati, funzionerà. Sembrano brufoli, ma in realtà sono commestibili. Ci voleva proprio. Buonissimo. Sapevo che avresti apprezzato. In fondo non è così male essere compagni di banco. Oh, ecco la prof. Cominciamo? Grazie, Mindy, sei la migliore. Ora della merenda. Così tante opzioni. 50 centesimi. E questi? Non lo so. Oh, guardate che bellezza, quanta panna! È quella giusta! Wow, tu vieni a casa con me! Oh, perché? Nei tuoi sogni, Matthew! Mi hai sentito, Shaw? Cavolo, fuscello! No! Wow! Ora sì che sono arrabbiata! Ho trovato! Finalmente! Ah? Matt, ciao! Pagherai per questo? Non ho ancora finito, mettiti comodo, perché resterai così a lungo. Quando si parla di dessert non mi fermo davanti a niente. Ci vediamo? Oh, mi prude la gamba! Non posso credere che sia di nuovo lunedì. Già. Fa così freddo qui dentro. Se lo dici tu. Spero che oggi non ci sia un test. Sì, infatti, tanto non studio di base. Ok, classe, oggi facciamo un test. E ti pareva. Tu ce l'hai? Dici questo? Vuoi sapere come ho fatto? Intanto metti le unghie. Una volta fissate, ci attacchi dei foglietti della stessa dimensione. Come questi. Facilissimo. Ho tutte le risposte. Forte. Dove sono i tuoi? Proprio qui. Ah? Sulla bottiglia. Ta-da! Eccoli. Furbo, È anche super facile da preparare, basta capovolgerla e scrivere le risposte. Poi capovolgi ancora. Geniale! Lo so. Pronti? Oh sì. Sono nato pronto. Wow. È il momento di girare. Eccoli. È il momento. Ciao, amici. Un attimo. Tempo scaduto. Ben fatto, ragazzi. Quanto ho preso? E io? Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Woohoo! Finalmente sono arrivata al bar. Una coca, per favore. Ciao, bellezza. Ecco a te, una coca. Quella è mia. Non ti preoccupare, l'aprirò per te. Ci sono quasi. È una bottiglia complicata. Ok, basta così. Ho i miei metodi, grazie. Cosa? Hai usato un piegaciglia.
Salute! Com'è fresca. Buona serata. Battuto da un piegaciglia. Di nuovo in punizione. Bene, conoscete la procedura. Copiatela 500 volte. Ci vorrà un'eternità. 500 volte sono proprio tante. Io non salterò mai. Oh cavolo, ho già i crampi alla mano. Di questo passo rimarrò qui fino a domani. Oh, quando ero giovane. Ne ho scritte abbastanza? No, non ci sono neanche vicino. Eppure ci deve essere un modo. Ehi, aspetta. La soluzione è proprio davanti a me. È ora di incollare tutte queste penne. In questo modo. Meglio incollare anche l'altro lato. Mi servono belle attaccate. Fatto. Sono pronto. Iniziamo. Io non salterò mai. Oh, funziona. Posso scrivere 4 righe alla volta. Oh, sono veramente un genio. Che furbata. Non posso credere al tempo che ho risparmiato. Fatto. L'ho scritta 500 volte. Sei stato molto veloce. Oh, aspetti. Ho dimenticato il resto. Ecco a lei. Hai chiaramente imparato la lezione. Che bravo ragazzo. Sono proprio contenta. Ora devo solo contarli. Non ci posso credere. È andato oltre. 5.000. Questo pezzo è incredibile. Mi tocca. Tanto vale alzare il volume mentre cucino. Vediamo cosa abbiamo. Oh no, il frigo è praticamente vuoto. C'è solo questo vecchio cheeseburger. Magari potrei farci qualcosa. Nah, sei indurito. Via nella spazzatura. Ehi! Penso di aver trovato la soluzione. Verserò un po' d'acqua in questa ciotola e ora inzuppiamo l'hamburger. Fatto sul piatto. A cuocere nel microonde. Pronto. Ha anche un buon profumo. Ci vuole qualcosa da bere anche. Ciao, sono tornato. Wow, hai preparato il pranzo, grazie. Sembra ottimo. Proprio buono. Grazie. Meno male che ha funzionato. Ok, ho quasi finito. Ah, un pezzo da museo. Ma che cosa sta disegnando Justin? Oh, è più bello del mio. Se lo guardo meglio, forse no, figuriamoci. Torno subito. Devo buttare questi nel cestino. Perché non sono così bravo? Un attimo, posso diventarlo. Mi serve soltanto della pellicola. La poso sul disegno e usando un pennarello ripasso solo i contorni. È facilissimo, sono un genio. Sarà una tecnica dei grandi artisti. Non è copiare, ma trarre ispirazione. Adesso sollevo la pellicola e la sposto su un foglio bianco. Con un mattarello trasferisco l'inchiostro. Ta-dan, stupendo! Guarda, Justin! Wow, è uguale al mio! Bellissimo! Siamo proprio talentuosi, Batti bello! Sì, del resto siamo migliori amici. Questi compiti sono difficili. Aspetta, ma che... Non capisco niente, non ha alcun senso! Oddio, troppe formule! Andatevene! Sei bocciato, Justin! Quanto mi diverto! No!
Che cos'è questo chiasso? Au, credo che mi verrà il livido. Un terremoto? No, forse è soltanto la mia testa. Che succede, ragazzo? Perché la fisica è così difficile? Non ci capisco niente. Sicuro mi bocceranno. Ah, che male. È solo un attimo, eh? Devo mettermi un cerotto. Cavolo, che bernoccolo. Devo stare più attento. Ah, molto meglio. Papà, questo è più importante. Prenderò un brutto voto. Basta studiare. Ci provo, ma è inutile. Aspetta, ci sono. Bravo, figliuolo. No, parlo dei cerotti. Con questi risolverò ogni problema. Addio, brutti voti. Ah, rimuovo il cuscinetto. E ho già pronte le formule su questo pezzetto di carta. Lo metto qui al centro e non sbaglierò più una risposta. Farò faville stavolta, sì! Ah, oh, che dolore! Oh, tutto bene? È stato orribile, non voglio parlarne. Beh, il compito lo fai comunque. Oh, certo, non vedo l'ora. Buona fortuna, ti servirà. Lo dice lei. Levo parte del cerotto ed ecco tutte le soluzioni. Che genialata, eh? Ma non era l'ora di arte? Ah, non ho studiato. Non lo passerò mai. Aspetta, il prof è distratto. È la mia occasione. Devo solo stare attento. Come farei senza di te? Proprio quello che ci voleva. E così arrivate alla soluzione. A questo punto... Che succede laggiù? Un telefono? Ah, sono invincibile. Sicuro? È lì da tanto? Da quando serviva, da qua. Sono deluso, Alex. Ora finisci. È incredibile. Va bene. Mi avrà tolto il telefono, ma almeno non mi ha tolto queste. Queste patatine hanno tutte le risposte che mi servono. E il bello è che poi posso anche fare merenda. Ma fa sul serio? Mi sento osservato. Forse mi sbaglio? Oh, solo per me non dovevi. Ancora. Visto che insisti, ecco qui. Che soddisfazione. E adesso fuori di qui. Che crudeltà. Oh, che fai? Ora piangi? Non è giusto. Che è successo, figliuolo? Guarda, papà, ho fatto del mio meglio, ma... Oh, non prendertela. Anzi, credo di avere una soluzione. Togliamo il manico da questa lente di ingrandimento. Poi prendo un tubo di cartoncino e lo metto sopra la lente. Poi fisso con la colla girando tutto intorno con la pistola. Ora prendo del nastro rosso e lo metto intorno alla lente. Così è più bello. Ah, tieni, Alex. Con questa non avrai più problemi. Che cos'è? Guardaci dentro, torno subito. Ancora un attimo. Guarda qui. Ma che... Oh, le risposte. È fantastico. Ok, oggi compito. Ed è particolarmente difficile. Ho buone sensazioni. Se dicono tutti così, potete cominciare, ragazzi. Tanto non lo passerai. Grazie della fiducia. Dai, papà, dove sei? No, quello è un albero. Ho il travestimento perfetto. Alex, qui! Sapevo che non mi avresti deluso, papà. Grazie. Ah? Hai detto qualcosa? Che sta facendo? Oh, non mi convince, meglio controllare. Finora tutto ok. Che succede qui? Niente, di che parla? Guardi pure se vuole. Sicuro, quell'operaio ha un'aria sospetta. Ah, fai il vago. Oh, forse no, forse ho giudicato male. Vabbè. Più per poco. Wow, sono proprio stanca. Un bagno mi rimetterà in sesto. Prima spazzoliamo i capelli, così non si annoderanno. Perfetto. E adesso il bagno. Ma cosa? Oh no! Dov'è finita l'acqua?
Il tappo si è rotto. Da dove viene questo buco? Come faccio a fare il bagno adesso? Tutto rovinato. Guarda, ho gonfiato un palloncino. Ehi, prendilo. Oh, grazie. Molto carino. Aspetta. Hai appena risolto il mio problema. Grazie. Oh, se l'è portato. Meno male che ne ho altri. Bene, è ora di mettersi al lavoro. Tagliamo la parte posteriore di questa siringa. Dopodiché, passiamo al palloncino. Arrotoliamolo in questo modo. Perfetto. Ora mi serve il pezzo che ho tagliato, dritto nel palloncino. Aggiungiamo un po' di colla a caldo. Molta colla. Non facciamo i tirchi. Una volta asciutta, togliamo la parte di plastica. Estraiamola con cautela. E facciamo un nodo. E vai! Il mio nuovo tappo è pronto. Eccellente. Fa rimanere l'acqua nella vasca. Questo è ciò che mi serviva. Super rilassante. Questo slime è così divertente. Ok, devo ritoccare il fondotinta. Perfetto. E per finire, una spazzolata veloce. Wow, sto benissimo. Ehi, Jaskier. Come sei carino. Vieni qui. Un po' di coccole? Oh, sei così morbido e dolce. Che sta facendo? Ehi, perché lo hai preso? Oh, ok, sei finalmente pronta. Sei sicura di voler uscire così? Oh no, non guardare. Che pasticcio. Aspetta un attimo. Lo slime tira via lo sporco. Ho appena risolto il problema. Lo tampono sulla parte sporca, così prenderà tutti i peli e il trucco. Molto meglio. E chi pensava che uno slime fosse così utile? Ehi, sembra anche meglio di prima. Forza, andiamo. Qualcuno sta guardando? No? Ok. Eccellente. Ho fatto la foto al telefono. Via, vecchia custodia. Ho stampato la foto che ho fatto, l'ho ritagliata e incollata bene. Bisogna coprire tutto il retro della foto, in questo modo. La applico prima che si asciughi. Va allineata perfettamente. Grande, ha funzionato. Ora c'è lo schermo su entrambi i lati. Ciao! Wow, guarda che telefono! Lo so, è fantastico, vero? Quanto è figo! Che invidia! Cos'hai lì, Matthew? Conosci le regole? Dallo a me. E questa cos'è? Ah, è solo una foto incollata. Voi ragazzi di oggi siete così strani. Sì, sa com'è. Ah? Tutto quel lavoro per nulla. Un altro giorno, un altro dollaro. Non posso fare entrare chiunque, fermo lì. Sai chi sono, vero? Mio padre lo verrà a sapere e non sarà felice. Ok. Thank you. Sono solo spiccioli. Li lascio lì. Cioè, e orecchi. Quella guardia mi fa una paura. Mi mette troppa ansia. Ok, buttiamoci. Posso farcela. Non devo agitarmi. Ferma. Quella cosa è sicura? Lo sapevo. No, non puoi entrare. Vattene, sei povera. Non c'è bisogno di essere cattivi. Ma che... Oh, che male. Su cosa sono scivolata? Saranno mica... Wow, sono diamanti. Noti qualcosa di diverso? Forse un po' di scintillio? Allora posso entrare? È lo scanner a decidere. Ho una buona sensazione. Oh? Dice ricca? Non capisco. Lo scanner non mente, va pure. Davvero? Era ovvio. È meglio che mi prepari. Avrò bisogno dei miei libri. Chissà che faremo oggi. Spero qualcosa di interessante. Bene, sono in orario.
Il jet si è dovuto fermare per fare rifornimento. Possiamo fare presto? Ho un invito a cena. Wow, guarda quel quaderno! Lo so, è speciale, ma aspetta di vedere questo. No, pazzesco! E guarda il telefono. Non riesco a crederci! Voglio toccarlo! Scordatelo! Forte, eh? Mi sento in vena di cupcake. Lo aggiungerò al mio quaderno. Sembra incredibile. Invidia, ti capisco. Il mio quaderno è così noioso. Non riesco mai ad avere cose belle. La vita è così ingiusta. Un attimo. So cosa fare. Inizierò ritagliando queste immagini. Mi sta venendo fame. Ok, questo è l'ultimo. Ma c'è ancora una cosa da fare. Sapevo che avrei dovuto seguire la ricetta. In arrivo, non badate a me. Devo solo trovare la cosa giusta. Ah, eccola. No, non il croissant, questo foglio di carta forno. Pianino, non posso farmi beccare, è il crimine perfetto. Solo un altro po'. Ho tagliato la carta da forno in quadrati, ora ci metto sopra i disegni e poi li copro con il nastro adesivo. Voglio che sia bello liscio, non posso avere pieghe. Adesso tagliamo via l'eccesso facendo con calma, basta seguire il contorno. Sembra buono. Tiro via la carta forno e riattacco il mio quaderno. Sta bene, no? Farò lo stesso con gli altri. Ora sì che si ragiona. Non dimentichiamo la pizza. Ehi Alex, guarda qui. Cosa? I colori, le immagini. Wow, l'adoro. Speravo che lo dicessi. Cos'è questa sbobba? Salve, prendo una ciotola di... e quello. Sono andata a scuola di cucina per questo? Non so neanche che sia. Io la chiamo roba verde. Ecco a te. È un po' viscida. Aspetta. Faccia con calma. Mica si stacca. Chi ha bisogno di una ciotola? Ecco, buon appetito. Guardate qui, cibo gratis. Non esiste che io mangi quella roba. Ordinerò qualcosa. Sembra buono. I grumi sono il pezzo forte. Gnam, non vedo l'ora. Che schifo, come fa a mangiarla? Maggiordomo? Ah, molto meglio, grazie. Preferisco le belle cose della vita. E non c'è niente di meglio del sushi. Ha un aspetto delizioso, l'acquolina. Aspetta, cos'è questo ronzio? È una mosca sul mio sushi! Che faccio? È rovinato! Sto per vomitare! Boh! Dai, per così poco, è soltanto una mosca! Ehi Alex, posso mangiarlo io? Accomodati! Ah, rimettiti! Levati su! Che lusso! È così bello! Oggi è il compleanno di Wendy. Eccola che arriva. Ciao, Mindy. Perché quel cappello? Buon compleanno! Questo è per... Oh, dobbiamo entrare in classe. Hai visto quel film ieri sera? Aspetta. E poi sono entrati nella casa infestata. Perché fare una cosa simile? L'ho messo nello zaino di Wendy. Era così spaventoso. Ho fatto degli incubi. Sistematevi, ragazzi. Abbiamo un sacco di cose da fare. È il momento. Psst. Wendy, che c'è? Apri lo zaino. Ah? Zaino? Guarda nello zaino. Veloce, dentro c'è qualcosa. Ah? Davvero? Ok, lo faccio io. Dammelo, dai un'occhiata qui. Mi hai preso un regalo. Non avresti dovuto, grazie mille. So che sono i tuoi preferiti. Li adoro. Ma quelli sono biscotti? Lo sapete che non si mangia e non si beve in classe? Dateli a me. Ma sono un regalo! Possiamo condividerli? È il peggior compleanno di sempre. Non te la prendere, va tutto bene. Squisito. Dovrei comprarne un pacchetto. Se li mangia davanti a noi, forse c'è qualcosa che posso fare. Conservo una scorta d'emergenza di biscotti.
facendo? Shh, sta calma, osserva. Mi serve qualcos'altro. Questa fascia per capelli è perfetta. Cosa non capisco? Siediti, ti metto il biscotto sotto la gonna. Poi ci avvolgo la fascia per capelli. Questo lo terrà fermo. Farò questo su tutta la gonna, sembra un dettaglio alla moda, vero? E ho finito. Che ne pensi? Wow, è incredibile! La prof non sospetterà nulla. Silenzio, ragazze. Credo che sia il momento di uno spuntino. Sfilo la fascia e mi prendo il biscotto. Cos'era quello? Vi osservo entrambe. Sapevo che avrebbe funzionato. Ehi, anche tu meriti un dolcetto. Grazie, amica. Batti 5, amica. Queste matite sono così carine, siamo così fortunate. Lo so, è tutta questione di coordinazione, deve essere tutto abbinato. E non hai ancora visto questo? Cosa? Ehi, poco importa, dov'è la tua matita? La mia matita... Ah, eccola qui. No, non va bene. Non la posso far vedere. È da qualche parte qui, solo un secondo. Devo fare presto. Trovata? La perdo sempre. Che ne pensate? Stai scherzando? Pronti, ragazzi, oggi c'è il compito. Cominciate pure, tanto vi boccio, via. Sì, adoro i compiti a sorpresa. Non andrà bene. Non ci capisco niente. Mi piace questa domanda. Psst, Madison, ehi, qui. Ah? Che c'è? Puoi aiutarmi, per favore? Ok. Farò una nota al volo. C'è tutto il necessario e la spedirò per posta aerea. Sunny, ecco che arriva. Vai. Oh no, scordatevelo, ora ci penso io. Il mio aereo di carta. Non provarci di nuovo, dico sul serio. Certo, scusi. Ottimo, ora come faccio? Magari avrò fortuna. Sì, come no. Mi spiace, ci ho provato. Deve esserci qualcosa che possiamo fare. La lavagna! Sì, funzionerà. Avrò bisogno del mio quaderno. Sto per dargli un nuovo look. Lo dipingerò di nero, ma questa non è una vernice ordinaria, è pittura lavagna. La userò per coprire il mio quaderno. Stendo per bene. Quasi fatto. Ecco qui, ora la lascio asciugare, non dovrebbe volerci molto. Prendo un gessetto e posso scrivere la risposta sulla vernice, così. Si cancella in un attimo. Perfetto, è ora di aiutare Sunny. Rimarrà di sasso. E io mi posso esercitare. Perfetto. Ehi, Sunny, guarda qui. Oh, wow, ho quasi trovato la risposta. Lo sapevo. Wow, grazie Madison. Ci sei? Bene. Tienila ferma. Oh, che succede? Niente imbrogli. Ups, devo cancellare. Non sto barando, guardi, è solo un quaderno. Ok, scusa. Devo essermelo immaginato. Continuate. Grazie Madison, sei la migliore. Non c'è di che. Non vedo l'ora che questa lezione finisca. Lo so, è terribile. Woohoo! Andiamo! È stata dura. Ciao, Sunny! Ciao, ci vediamo dopo. Andiamocene. Wow! Sunny? Oh no, stai bene? Siediti lì. Che è successo? Non lo so. Non mi sorprende. Aspetta. Sei scivolata sulla penna. Non permetterò che accada di nuovo. Comincio tagliando un pezzo di cartoncino così. Poi con un pennarello nero ricalco i bordi e aggiungo i dettagli. Sono due gattini. Sarà fantastico. Ok, basterà. Ora lo giro. C'è ancora una cosa da fare. Attacco due calamite alle estremità e ne inserisco una nel quaderno. Poi metto la penna nel mezzo, chiudo il quaderno e collego le calamite. Quella penna non andrà più da nessuna parte. Che ne pensi, Sunny? Wow, grazie Madison, mi ci voleva proprio. Andiamo. Adoro questo rossetto. Shh, devo concentrarmi.
Ecco, perfetto. Un altro taglio, ce l'ho fatta. Ora mi serve della colla, solo un po'. Oh sì. Ah, forse è troppa. Ho esagerato, è così appiccicosa. Eh? Che schifo. È una sensazione stranissima, colla cattiva. Stai bene? Che è successo? Non voglio parlarne. Accidenti, che casino. È la quarta volta oggi. Devo aiutarla e ho il rimedio proprio qui. Questa boccetta roll-on è perfetta. Passami la colla. Vuoi questa? Ti avverto, è fuori controllo. Tranquilla, svuoto la mia boccetta e ci verso la colla dentro. Pianino, non voglio rovesciare niente. Altrimenti faccio la fine di Madison. Ci chiameranno le sorelle appiccicose. Ok, è tutto. Rimetto il tappo e voilà. Tieni, è per te. Cos'è? Vuoi che lo usi? Sei sicura? Augurami buona fortuna. Wow, guarda! È la quantità perfetta di colla. Penso che sia pronto. Kevin l'adorerà. Oh, un messaggio. Oh, chi sarà? No, è impossibile, una festa stasera, che emozione! Psst, Molly! Ah, che c'è? Aspetta, alla prova. Non si chiacchiera. Dai, te lo dico dopo. Silenzio. Non posso aspettare. Aspetta, ho trovato. Glielo posso dire in un altro modo. Userò il mio pranzo, non ho alternative. Ehi, che cavolo! Leggi il messaggio nei buchi. Ah? Aspetta, una festa stasera? Quando? Alle 7? Wow, sì! Che mira! È difficile. Devo concentrarmi, ma posso farcela. Devo fare con calma. Piano così. È solo un cerchio. Oh, che fastidio! Ho un'idea migliore, guardiamo qualcosa. Penso di meritarlo, sicuro meglio dei compiti. Adoro questo programma! Oh, oh, è mamma! Ciao, tesoro! Aspetta, ma... Devi fare i compiti? Ah, sì, io! Allora niente TV! Ma stavo guardando! Non è giusto! La mamma è proprio cattiva a volte! Voglio solo divertirmi! Non posso mai fare quello che voglio! Va bene, facciamola finita, stupidi compiti! È difficile! Il portagioie di mamma! Bello questo, mi starebbe benissimo, ma ho un'idea migliore. Posso usarlo per i miei compiti. Metto una matita sotto e una sopra, poi faccio ruotare il bracciale. Wow, funziona! Come va? L'hai fatto tu! Wow! Certo che sì! Brava la mia ragazza, meriti un premio! Ecco qui! Grazie mamma! Niente male, eh? Che barba! Già, non stiamo facendo nulla qui. Quando finisce questa lezione? È appena cominciata, che tortura! Non ce la faccio più. Devo fare un pisolino. Aspetta! Ehi, Mindy! Eh? Guarda qui! Incredibile, vero? Wow, lo dicevo che eri una strega! Non smettere, ce l'ho in pugno! Oh no, che ho fatto? Scherzavo! Pazzesco! Ok, ora tocca a te! Non ho preparato niente! Dammi un secondo, forse... Ok, sta a vedere! Sciolgo un pastello e aggiungo un po' di cera per schiarire il colore! Lascio sciogliere... Bene, ci siamo! Ho creato uno stampo in un bicchiere! Ci verso la cera riempiendolo fino all'orlo. Faccio raffreddare e rimuovo con cura. Sembra proprio un dito, impressionante, vero? Ok, si va in scena. Me lo metto nel guanto e... Molly! Oh, interessante, che cosa farà? Guarda qui! Non ci credo! Tranquilla, non è il mio vero dito! Pazzesco, sei un genio! Se lo dici tu, era proprio convincente. Adoro questa lezione. Mi dà tempo per organizzare il mio programma.
Cosa dipingo? Ecco l'ispirazione, posso sentire la creatività che scorre. Amo questi colori. E ora? Ma certo! Non riesco a pensare a niente. Sarà il mio miglior lavoro di sempre. Sha-la-la-la. Forza! Su-di-du. Niente, zero, non ho nulla. La-la-la. Perché è così difficile? Grazie, che pubblico meraviglioso! Che sta facendo? Mindy, devi dipingere? Guarda Molly, non può essere così brava. Oh, come non detto. Il tempo è scaduto, vediamo che cosa avete fatto. L'ho fatto di fretta, ma sono soddisfatta. Mindy? Chi ha aperto quella finestra? Oh, un comodo diversivo. Quella foglia viene proprio qui. Ah, andrò a buttarla. Aspetta, no. Posso usarla. Ma dovrò fare in fretta. Ci metto un foglio di carta sopra e prendo un pastello. Lo passo sulla foglia che lascerà la sua impronta sul foglio. Ora prendo le forbici. Tolgo l'eccesso seguendo il contorno. Non voglio fare errori. Devo andare piano. Perfetto. Ecco qui, la natura mi ha ispirata. Wow, che belle! Avrei voluto pensarci io. Ottimo lavoro, brava! Qualcun altro vede queste bolle? Mi raccomando, comportatevi bene durante il compito. Adesso potete cominciare. Ok, le so tutte. Non ne so nessuna. Chissà, forse posso fingere un attacco di cuore. Chris? Fa silenzio. Scusi, prof. Ehi, Madison. Che c'è? Ti regalo questa merendina se mi aiuti. Mi piacciono le merendine, ok? Tieni. Oh, meno male, devo fare prestissimo. Oh no, il foglio! Cercavi questo? Sì, cercavo proprio quello. Ehi, ridammi le risposte se vuoi la merendina. Ma te le ho già passate, sei una noia. Al volo? Ma davvero? Dritto nel cestino. È stata lei, è stato lui! Non è vero, sei stato tu! Povera me, che alunni. Vorrei leggere in santa pace. Riproviamoci. Ehi, ehi! Che vuoi adesso? Vedi questa merendina? Che ne dici di questa? Va bene, affare fatto. Ma come facciamo? Ah, ho trovato! Ci sono! Apri il quaderno e metti una striscia di scotch sul bordo di una pagina così. E così via via per tutta la pagina. Poi prendi una spugnetta, tagliala in quadratini e incollane uno su un evidenziatore. Adesso hai una comodissima gomma per cancellare. Nessuno se ne accorgerà. Ehi, vuoi le risposte? Guarda qui. Che stai facendo? Aspetta e vedrai. Tieni. Grazie, non ce l'avrei mai fatta senza di te. Che state combinando, voi due? Nulla, prof. Vede? Avrò visto male io. Per un pelo. Ehi, dammi le merendine. È un piacere fare affari con te. Bella partita, ragazzi. Ho giocato proprio bene. Dovrei avere un quaderno, tipo. Ah, eccolo. E mi serve quella cosa per scriverci sopra, la penna, giusto? No, qui non c'è. E adesso con cosa scrivo? Ehi, secchiona, ehi. Dici a me? Sì, sì, mi presti una penna? Ok, dovrei averne una. Ecco qui. Grazie. Oh no, è rotta! Ehi, secchiona, questa penna è rotta, ne hai un'altra? Fa attenzione! Wow, due di fila! Ma non ci si crede! Prendila! Tieni, prova questa!
Speriamo abbia le ricevute di queste penne. Ehi, secchiona. Senti, questa è l'ultima. Va bene. Un attimo. Questo succo di frutta forse può servirmi. Specialmente la cannuccia. Sì, funzionerà. Smontate una penna e applicate un po' di colla qui in fondo così. Poi prendete una cannuccia e infilateci dentro la penna. Fino in fondo dove c'è la colla. Penne che sembrano cannucce, nessuno me le ruberà. Wow, impressionante, posso averne una? Queste no, sono cannucce. Va bene. Ehi, bello, hai una penna? Sono mitica. Adesso mi lascerai in pace. Oggi disegneremo un unicorno Poppit. Oh, chi finisce prima vince. Ho vinto io! Ah, ti ho battuto! Allora, sei pronta? Sono nata pronta. Non dovrebbe essere difficile. Devo vincere io. Forza, più veloce! Vincerò. Preparati a perdere. Ah, come no! Quasi finito. L'arte richiede... lasciamo perdere. Devo sbrigarmi. Le mie matite si sono tutte consumate. Queste sono andate, anche queste. Come se la starà cavando? Ultima sezione. Dai, su, ancora uno sforzo e avrò vinto. Mi servono altre matite, subito. E lui come sta andando? Chi va piano va sano e va lontano. Non posso farmi battere, ma non ho più matite. Guarda, non le sono rimaste matite. So già che me ne pentirò, sì. Fa un po' vedere, deve esserci qualcosa che posso fare. Forse ho un'idea. Questa cannuccia può aiutare. Prendiamo una cannuccia e infiliamoci la punta della matita, anche all'altra estremità. Così avremo una matita per scrivere e una per disegnare. Non posso vincere così facilmente. Tieni, sono per te. Matite! Finalmente posso finire il disegno. Grazie! Non c'è di che. Aspetta, si parte tra 3, 2, 1, via! Devo nascondermi? Oh, ma certo! Wendy, torna qui! Conosci le regole, gli snack sono vietati. Lei è qui, lo so. Puoi fuggire, ma non puoi nasconderti. Forse puoi nasconderti, ma non finisce qui. Se n'è andata? Mi meriterei un 10 per la furbizia. Interessante, capisco. È così sveglio, è carino. Ehi, questo è per te. Magari puoi chiamarmi. Cosa? Sei seria? Penso che declinerò. Cosa? Ah, qualcosa non va. Lei si crede così speciale con il suo make-up. Non è giusto. Non ci si dovrebbe truccare. Penso di avere tutto il materiale per gli studenti. Sarà una lezione impegnativa. Attenta! Guarda dove vai. Guarda che cosa hai combinato. È stato un incidente, mi scusi. Oh, i giovani d'oggi. Oh? Cos'è quello? Non è mio. Ma adesso lo è. Qui per i dolci e la limonata. Ciao, che desideri? Potrei avere un dolcetto? Certo, cara, ma non è gratis. E certo, si capisce. Aspetta. I soldi devono essermi caduti. Oh, la giornata va sempre peggio. Niente soldi, niente dolci. Scusa, va via. Perché mi capitano sempre queste cose? Ho bisogno di rilassarmi. Che stai facendo? Spero che dopo riordinerai tutto. Mamma si arrabbierà se la stanza è in disordine. Aspetta, credo di avere un'idea. Sì, penso proprio che funzionerà. Dovrò prendere in prestito questi. Ritaglio un'impronta dalla gomma piuma alternando i colori. E impilo le impronte dei piedi. Incollo gli strati uno sull'altro. Mi serve la pistola per colla. Applico la colla sullo strato superiore e lo copro completamente. Aspetto che la colla si solidifichi e faccio un taglio sul lato degli strati. L'ho svuotato e ci ho attaccato una scatoletta. Sarà la custodia perfetta per i miei soldi. Significa che non li perderò mai più.
Oh, sei tornata. Spero che stavolta tu abbia i soldi. Tranquilla, sto bene. Ora li prendo. Oh, il verde è il mio colore preferito. Ecco il tuo dolcetto. Le regole non bastano mai. A questi ragazzi serve disciplina, soprattutto a Mindy. Salve. No, non avvicinarti. Mi agito quando sei nei paraggi. Ho qualcosa per lei. È un modo per dire che mi dispiace. Spero che i dolcetti le piacciano, ecco qui. Davvero? Per me? Forse ti avevo sottovalutata. Allora più tardi usciamo, ti va? Sono tornata, ops. Ehi, belle scarpe, Mindy, molto colorate. Vero, sono proprio belle. Non sono semplici scarpe, guardate un po'. Tutto ciò che mi serve lo tengo qui. Compreso il mio lip gloss. Non sai mai quando ti potrebbe servire. Questa è la tonalità che preferisco. Come stai bene, Mindy? Ah, dolce da parte tua. Dico davvero, sei impegnata più tardi? Potremmo vedere un film o qualcosa di simile. Mi piacerebbe. Ce l'hai il mio numero, vero? Oh, ho preso il voto più alto! Non ci credo, sono così contenta! Beata te! Magari lo avessi io quel voto. Oh, no, 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 no! Niente panico, so io come aiutarti! Guarda, basta un po' di colla qui sulla cannuccia. E poi la mettiamo sopra il tuo brutto voto. Ed ecco qui! Addio, brutto voto! Tadan! Visto? Ha funzionato? Adesso puoi avere anche tu il massimo dei voti. Sul serio, grazie! Sei la migliore! Oh, mettiamoci al lavoro. Sì, hai ragione tu. Su, diamoci da fare. Ma come, anche lei ha la valigetta con l'unicorno? Che ha da guardare? Beh, che vinca il migliore. Cioè io, con un'intera tavolozza di colori. Scommetto che sta crepando di invidia. Anch'io ho dei colori bellissimi. Posso farmi bella quando voglio. Ah sì? E i miei pastelli alla Wolverine? Tutto qui, guarda il mio nuovo rossetto. Capirai, non hai visto i miei tubetti di tempera? Ah, non lo sopporto! E naturalmente i pennelli. Pennelli, dici? Guarda che cosa ho io. Esatto, un intero set di pennelli per il trucco. Va bene, lo ammetto, ha vinto lei. Aspetta un attimo. Non mi do per vinto, ho un'idea geniale. Prendo un po' di feltro, un righello e un gessetto. Poi disegno dei trattini di un centimetro ciascuno. Ecco qui, ho disegnato due file di trattini per due volte. E qui è dove ho ritagliato il feltro. Adesso posso inserire matite e pennelli. Basterà infilarli nei ritagli che ho fatto e poi posso arrotolarli facilmente. Una volta arrotolato tutto, aggiungo qui un po' di colla. E poi incollo questo bel fiocchetto adesivo. Ed ecco fatto! Visto che bello? Scusa? Non hai visto la mia arma segreta? Ma cosa? Come? Come osa? Che combinate voi due? Ah, una sfida? Dichiaro il vincitore, allora. Sei tu! Sì, lo sapevo! Ero certo della vittoria! Non ci posso credere! Bene, bene. Ho preso tutti i miei telefonini. Oh no! Accidenti, li stanno sequestrando! Non potrò entrare senza consegnarli tutti. Ok, usa il cervello. Nascondili da qualche parte, in tasca o dovunque. Ok. Così, sono pronto. Posso provare a intrufolarmi. Anzi, uno lo consegnerò così non sospetterà degli altri. Ecco a lei, non mi serve mica, sa? Ok, ho passato i controlli, tutto è filato liscio. Attenzione, oggi c'è il compito in classe. Non avete molto tempo, quindi al lavoro. Ok, mi serve il mio primo telefonino. Oh no, ho scordato di metterlo in carica. Vediamo quello che ho sotto il berretto. Mi salverà. Oh! Ah? Che cos'era quel rumore? Forse non era niente. Oh, c'è mancato poco. Ok, devo prendere il telefonino senza farmi beccare. Oh no, cavolo, lo schermo si è rotto! Ok, calma, ne ho un altro. Quello che ho nascosto nel cappuccio. A posto, posso fare il compito. Che succede lì dietro?
Non avrà un telefonino intrufolato di nascosto, spero. Se è così, devo dargli una lezione. Ah, chi ha spento le luci? Oh, ehi, hey, si vede la luce dello schermo. Ma no, preso con le mani nel sacco. Eh già, ho visto quel telefono, pensavi di passarla liscia, eh? Adesso ho proprio tutti i tuoi telefonini. Ma tu guarda quanti ne avevi nascosti. E adesso che faccio? Aspetta, ma cosa vedo lì sotto? Come ha fatto a portarsi un telefono? Sono così invidioso. Ehi, complimenti, fatelo dire. È stato facilissimo. Basta questo. Scotch, ma è geniale! No, è suonata la campanella!